Arte e scienza appaiono spesso come due emisferi opposti. Ma siamo realmente convinti che non ci possa essere un legame tra queste due discipline? Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, spesso accade che gli artisti rimangano affascinati dalla scienza e dai fenomeni naturali, tanto da trarne ispirazione per le loro opere. Io mi chiamo Laura Margiotta e sono una studentessa del corso di laurea magistrale in arte. E oggi vi parlerò della scienza nascosta nell'opera di Leoncillo Leonardi. Questo artista dedicò la propria attività alla lavorazione della ceramica e nell'ultimo decennio della sua vita raggiunse gli esiti più radicali, animando la terracotta di concrezioni informi e convulse che assumono l'aspetto di strutture minerali, materiali primordiali incandescenti o altri elementi naturali. Nell'opera Racconto Rosso, i colori contribuiscono a creare questa suggestione, tanto che ci pare quasi di riconoscere una colata di lava in fase di raffreddamento, aperta da squarci che ci mostrano il rosso della materia incandescente. Il magma che trabocca sulla superficie terrestre e viene a contatto con aria e acqua prende il nome di lava, un materiale ardente costituito da una miscela di minerali fusi. A seconda della composizione chimica e delle condizioni in cui viene eruttata, la lava forma colate di tipo diverso. Leoncillo Leonardi ragiona su queste forze primordiali e le ricompone con l'argilla e il colore, dando loro un senso che riguarda lo spirito profondo dell'uomo, le sue tragedie e le sue ferite, fisiche ed esistenziali. Nell'opera in questione sviluppa un rapporto appassionato con la materia che diventa tra le sue mani una manifestazione magmatica di dinamiche interiori. Si può notare come i colori fuoriescano dall'interno, creando lacerazioni e spaccature. Fu proprio lo stesso artista a mettere in relazione le proprie opere con i fenomeni naturali, dichiarando come siano forma, colore e materia a dare direttamente l'emozione, il sentimento della natura, a volerla imitare per essere un'altra natura come essa.